ammalati di tumore rappresentano un gruppo di pazienti particolari, con esigenze, con problemi speciali, che corre il rischio di essere un po' trascurato, essendo a metà tra il mondo dell'oncologia pediatrica e il mondo dell'oncologia degli adulti. L'adolescenza è un momento particolarmente delicato della vita e la malattia va a colpire come trauma, generalmente improvviso, pazienti in un momento della vita così complesso. Le risposte possono essere, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista psicologico, naturalmente molto variabili e proprio in considerazione di questa variabilità devono essere diverse, appropriate e ritagliate su misura le risposte per assistere questi pazienti. Soltanto un ospedale che preveda un'organizzazione medica, ma anche di supporto sociale, psicologico, spirituale, scolastico, adeguato alla complessità di questi bisogni, può essere di aiuto in maniera valida ed efficiente ai pazienti adolescenti. Esiste un grosso problema per il paziente adolescente e in parte per il paziente giovane adulto, ed è il problema dell'accesso alle cure, in particolare se paragonato a quella che è l'ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici che si hanno oggi per i bambini malati di tumore. In altre parole, i pazienti adolescenti hanno minore probabilità di essere curati in un centro di alta qualità. E questo alla fine ha un risultato molto grave, che è quello che a stessa malattia, a stesso stadio, un adolescente ha meno probabilità di guarire rispetto a un bambino. Questa diapositiva ci dice che il trend di costante miglioramento in termini di sopravvivenza osservato per i bambini, in parte anche per i pazienti adulti, non si è osservato negli ultimi anni per i pazienti adolescenti. Le percentuali di guarigione dei pazienti adolescenti non stanno migliorando negli ultimi anni. Ma qual è la causa di questo fenomeno? Può essere il risultato di molti fattori. Innanzitutto la consapevolezza che i tumori possono insorgere anche nei pazienti in questa fascia d'età. La consapevolezza da parte dei ragazzi, che non pensano minimamente di poter avere un tumore, delle loro famiglie, ma anche dei medici. Per cui spesso succede che i segni e i sintomi che possono portare a una diagnosi vengono trascurati e la diagnosi arriva in ritardo. Ma un elemento che gioca un ruolo fondamentale è il problema dell'accesso alle cure, è la ridotta partecipazione dei pazienti e adolescenti ai trial clinici. Questo grafico ci illustra il numero dei pazienti arruolati nei protocolli americani e guardate com'è basso il numero di pazienti adolescenti che vengono arruolati nei protocolli rispetto ai bambini e agli adulti. C'è un recente studio italiano dell'Associazione Italiana di Oncologia Pediatrica, la IEOP, che ci dice che mentre l'80% dei bambini di età compresa tra 0 e 14 anni ammalati di tumore viene curata nei centri IEOP e viene arruolata nei protocolli clinici, solo il 10-15% dei pazienti tra 15 e 18 anni riesce ad accedere a un centro di riferimento. Cioè, di circa 1000 ragazzi in questa fascia d'età che ogni anno scoprono di avere un tumore in Italia, solo una minoranza viene curata in un centro di oncologia pediatrica di eccellenza. E questo nonostante 2/3 dei tumori di adolescente siano in realtà dei tumori pediatrici, sarcomi, tumori cerebrali, leucemie, linfomi. Ma perché questo capita? A volte in parte è anche colpa nostra, in un certo senso. A volte gli adolescenti non vengono curati nei centri di oncologia pediatrica perché esistono delle barriere legate ai limiti di età di accesso negli ospedali pediatrici o ai limiti di età di accesso nei protocolli pediatrici. In questo contesto, il mondo dell'oncologia pediatrica si pone oggi l'obiettivo, la missione, di migliorare la gestione globale dei pazienti adolescenti dal punto di vista clinico, psichico, sociale. Quello che vogliamo, in altre parole, è che la maggior parte dei pazienti adolescenti venga curata nei centri di oncologia pediatrica. Il classico modello dell'oncologia pediatrica è il più adatto anche per la cura degli adolescenti. In questo modello il paziente e la sua famiglia sono messi al centro dell'obiettivo delle cure e a queste cure collabora un'equipe complessa, multidisciplinare, costituita dai medici oncologi, dai chirurghi, dai radioterapisti, dai neurologi, dai medici delle diverse specialità e oltre a questi sanitari anche psicologi, psicologi clinici, assistenti sociali, insegnanti, educatori, addetti all'intrattenimento e all'animazione, insomma una complessità ampia per rispondere alla numerosità di problemi e di necessità di questi pazienti. Il dogma della presa in carico globale
se vale per il bambino, deve valere ancora di più per l'adolescente. Ma esistono anche dati clinici. Esistono diversi studi che ci dimostrano come la probabilità di guarigione di un paziente adolescente con una certa malattia, la leucemia e i sarcomi, curato in un centro pediatrico con un protocollo pediatrico, è maggiore rispetto alla probabilità di guarigione dello stesso paziente curato in un centro di oncologia dell'adulto. Guardiamo questo grafico. In giallo la percentuale di pazienti curati nei centri di oncologia pediatrica, in bianco la percentuale di pazienti con lo stesso tumore, parliamo in questo caso di sarcomi di Ewing, tra 16 e 20 anni, curati in un centro di oncologia dell'adulto. In Italia che cosa sta facendo il mondo dell'oncologia pediatrica per questo problema? Beh, innanzitutto la IEOP, Associazione Nazionale di Oncologia Pediatrica, ha istituito una commissione dedicata agli adolescenti con diversi obiettivi, innanzitutto a livello istituzionale, cioè parlare con le università, con le scuole di specialità, cercare di avere delle azioni, magari a livello del piano oncologico nazionale. Poi sicuramente delle azioni a livello mediatico, è importante una divulgazione di questo problema. Azione a livello locale, l'obiettivo è quello di eliminare i limiti di età che impediscono a un paziente di 16, 17, 18 anni di essere ricoverato in un centro di oncologia pediatrica. E poi sicuramente è fondamentale migliorare la collaborazione tra il mondo dell'oncologia pediatrica e il mondo dell'oncologia dell'adulto. Collaborazione che è ancora a volte un po' subottimale, questa è la chiave del problema. Oncologi pediatri e oncologi dell'adulto devono imparare a lavorare insieme. E poi diversi centri italiani stanno realizzando dei progetti dedicati. A Milano, all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l'oncologia pediatrica ha realizzato il progetto Giovani, con il supporto dell'Associazione Bianca Garavaglia e della Fondazione Magica Clene, con la creazione di spazi multifunzionali dedicati, con la creazione di una serie di iniziative, in modo da cercare di rendere il luogo di cura un luogo un po' speciale. Quindi c'è un problema di consapevolezza nella gente, ma soprattutto negli operatori, sulla questione dell'accesso alle cure, e per quello che è importante parlarne, far sapere attraverso anche dei canali che non sono quelli convenzionali. Sì, noi speriamo proprio che questo video possa servire a questo.